Buongiorno a tutti, sono qui a presentarvi un esercizio che faccio spesso con i miei cavalli a casa, che mi ha insegnato mio padre. Consiste nel mettere una combinazione, quindi due elementi, un verticale e un oxer a 6 metri di distanza, con una barriera a tre passi ad iniziare, una barriera a tre passi in mezzo tra i due salti e finisce qua. Venite con me a montarlo che forse si capisce meglio. L'esercizio che ha messo giù Filippo è un esercizio molto classico che dà la possibilità a un cavallo di tenere una regolarità. Le barriere per terra portano che il cavallo impari a mantenere un certo tipo di galoppo. C'è un'entrata di verticale, un'uscita di un oxer, di sicuro è un esercizio che con la costruzione che c'è sotto di questi muretti, perciò è un riempitivo. Il cavallo già con questo riempitivo ha un salto molto più alto e composto per il fatto della costruzione, che in qualsiasi maniera è un esercizio che è utile, come tutti gli esercizi, più di praticarli. Allora, se noi in questo caso, con un cavallo come sta montando Filippo, e dopo effetto questo esercizio, è un esercizio che porta questo cavallo qua a dare una precisione di compostezza nel salto, perché lui ha un grande motore dietro e davanti rimane un po' pesante in avanti. Questo lo porterebbe dopo ad alzarlo e a portare l'oxer di uscita con la barriera un attimino un po' più alta, ma la larghezza che il cavallo impari a tornare indietro e nello stesso momento di poter riuscire a tenere una copertura ampia. Questo è un po' la sua situazione che deve imparare a correggere. Perché non dobbiamo portarlo che abbia paura di tornare indietro con le spalle, perché sennò poi perde anche una parabola. Dobbiamo cercare di portarlo a avere la confidenza che il suo salto lo impari correttamente. Allora, semmai il di dietro lo teniamo appena un po' più basso, così alla fine il cavallo deve tornare un po' indietro perché si ritrova la barriera un po' più alta, ma nello stesso momento quando è in alto va a cercare la seconda barriera. Un cavallo che va a cercare la seconda barriera va a migliorare il movimento del garrese. Fine. E glielo mettiamo pari, perché il cavallo ha preso la confidenza del salto, ha una grande copertura, ma ancora parte bene e poi chiude un po' la parte dell'anteriore a fine salto. Invece di aprire
il salto, che dovrebbe, un calo metaparabola, aprirlo di più, invece lui lo chiude un attimo. In questa maniera prima l'ha fatto un po' invitante più alto davanti, un po' più basso dietro per dargli la copertura, adesso deve invece cercare di tenere il garrese alto mantenendo lo stesso una parabola grande. Perciò quando vedrete il video, il rallentatore la prima volta che lo schiaccia alla fine del salto, invece adesso il cavallo ha alzato il garrese, ha portato avanti meglio la parabola e il salto, perciò in questa maniera l'esercizio gli è servito per migliorare il suo difetto. Eccoci, abbiamo finito di fare gli esercizi e volevo spiegarvi in maniera veloce tecnicamente come montare questa tipologia di esercizio. Quindi la barriera all'entrata di questa semicombinazione va a 3 metri di distanza, poi avremo il verticale con riempitivo sotto, muretto, sia nel dritto che nell'oxen, per dare modo ai cavalli di svolgersi ancora di più nel salto. Poi dopo il verticale ancora 3 passi la barriera, ancora 3 passi l'oxer, e così si conclude. Avete potuto vedere che abbiamo cambiato l'altezza più volte di questo esercizio andando in maniera per progressione, e così da permettere al calo di migliorare. Io l'ho sentito molto bene e credo si possa vedere nel video la differenza da quando è partito a quando ha finito, che era proprio molto più equilibrato nella tipologia del salto. E niente, secondo me è molto facile, quindi potete farlo anche voi a casa senza nessun problema. Ovviamente le altezze non devono essere troppo elevate, anche con cali che salto i gran premi di solito non supero mai il 1,30 m di altezza in questo esercizio, che comunque è già un bello, non dico sforzo, ma un bel impegno per il cavallo affrontarlo. E fatemi sapere, spero vi possano piacere questi video didattici, condividete, e così se avremo un feedback vostro positivo continueremo a farli, e mi raccomando ci tengo a sapere cosa ne pensate. Ciao, grazie.